Drink, no drunk. Drink, no drunk. Drink, no drunk. In Italia c'è il più alto tasso di alcolismo tra i ragazzi sotto i 12 anni, un fenomeno allarmante stando agli ultimi dati forniti dalla Comunità Europea e contro il quale l'amministrazione comunale scende in campo con una vasta campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani. L'obiettivo è dire basta all'abuso di alcol e promuovere uno stile di vita responsabile. Lo strumento scelto è innovativo. Attraverso la scuola e social network e sfruttando nuove forme di comunicazione si punta ad informare gli adolescenti sui terribili danni che l'alcol provoca all'organismo, specialmente quando non è ancora pronto a metabolizzarlo. Bere un bicchiere non fa male, ubriacarsi fa male a se stesso e agli altri. Bisogna anche ascoltare il disagio dei giovani. In Italia abbiamo un triste primato, la soglia più bassa in cui comincia l'alcolismo, 12 anni. Un'iniziativa molto importante che vedrà impegnate alcune piazze della nostra città per far sì che in città si possa vivere, star bene, vivere tutto il giorno, anche la notte, senza ubriacarsi. L'iniziativa prende il via con 3 appuntamenti nei luoghi della Movida: a Piazza dei Martiri il 23 marzo, Piazza del Gesù l'11 maggio e Van Vitelli il 25. Per l'occasione saranno anche allestiti stand informativi e si inviteranno i cittadini a riflettere sul tema. Vogliamo dire ai ragazzi: bevete ma con moderazione, bevete avendo comunque il controllo sull'alcol, ma su tutte le altre sostanze stupefacenti, psicoattive appunto, e su tutte quelle situazioni che creano in qualche modo dipendenza. E questo messaggio deve partire da Napoli, che è la città più giovane d'Italia. La campagna si svolgerà nel corso di tutto l'anno e si avvale del sostegno di numerosi organismi, enti ed associazioni attivi sul territorio. Saranno inoltre coinvolti protagonisti dello sport come il calciatore Gennaro Iezzo per diffondere tra i giovani abitudini più sane e salutari. Tommaso Mandato, che è l'organizzatore di questa iniziativa, ha proposto pure questa cosa simpatica, il calciare un rigore a me, che sono stato un ex portiere, ex calciatore del Napoli, per far capire ai giovani che comunque l'alcol è solo un danno, non è un diversivo.